ci sono questa sera. A 45 anni mi sono rassegnato. Io sto piangendo e non ce la faccio più a parlare. Si poppa e guarda De Bruyn, incredibile, sbaglia, si alza Woodward e segna! E segna! Avanti nella pallacanestro, buonasera e bentornati a Quinto Quarto. Io sono Crado Di Febo e saluto Stefano Blois che sarà con noi. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Enrico Romaelli, ciao Enrico. Buonasera a tutti. Che oggi è tornato funzionante. Buonasera anche a Edo Testa, speriamo, lo diciamo, non lo diciamo. E a Edoardo Testa, ciao Edoardo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, abbiamo tanti argomenti di cui parlare questa sera, perché partiremo chiaramente nella nostra analisi delle due vittorie delle due rosetane, sia la pallacanestro Seto che le Panthers, infatti, portano a casa due punti. Poi andremo ad analizzare tutto il girone e alla fine non perdetevi un focus, secondo me, molto interessante su due filosofie di gioco. Il Platoon System contro il Go to Guy. E vorrei dopo interpellare Enrico, Edoardo, Stefano, con noi ci sarà anche Edoardo Ferrio, che è l'addetto stampa di Vicenza, per parlare di queste due filosofie. Partiamo però da Roseto, che ha vinto contro Antenor e Padova una partita non bellissima, l'ha vinta 64 a 56, Nicolic 17 punti, Serafini 12 punti, De Nicolao invece per l'Antenor 12 e Bocconcelli 11 punti. Vediamoci anche tutti gli altri risultati. Come vedete, Giulianova ha perso l'overtime contro Vicenza 90-92, una partita bellissima. Teramo domina contro Senigallia e vince 84-68. Sutor contro Guerriero Padova 95-71. Civitanova contro Cividale, sorpresa, perché vince 80-74. Vediamoci anche la classifica. Fabriano contro San Benemiano, vi dirò tra pochissimo il punteggio, però la partita è terminata perché, come vedete, la classifica è aggiornata. Vicenza torna prima in classifica, Fabriano segue con tre partite, che mancano tre partite, però insomma è già a 30 punti. Cividale 30, ha finito tutta la sua regular season. Roseto diventa quarta grazie ad un quoziente canestri che vedete a fianco a favore del quoziente canestri di San Bendemiano, 1-0-5-4 contro 1-0-26. Vedendo i bassi fondi, hanno vinto tutte le squadre tranne la Guerriero Padova, Montegranaro, Teramo, Civitanova e Mestre vincono, quindi si spostano tutti i due punti. Mestre ha ancora l'occasione di poter evitare i playout. Se Monfalcone infatti non vince, Mestre andrà davanti, perché Mestre è davanti a Monfalcone per scontri diretti e per quoziente canestri e gli scontri diretti. Tante cose di cui parlare. Partiamo come detto, dall'Antenor di Padova. Se possiamo vederci però anche i risultati delle Panthers, quindi vediamoci anche risultati Panthers e classifica Panthers. Risultati Panthers: ieri hanno battuto San Raffaele 73 a 53. La classifica quindi vuole Panthers davanti con Aprilia, che ha battuto Basket Roma, e Stella Azzurra invece e San Raffaele a due punti, mentre Basket Roma e Terni 0. Questo per avere un quadro complessivo di tutte le gare giocate per le rosetane. Partiamo da Roseto, come dicevo. Qual è il significato secondo voi di questa vittoria? Partiamo da Edoardo. Beh, il significato è, a parte il quarto posto, è ancora una volta la dimostrazione che questa è una squadra che anche difensivamente sta dimostrando di avere grandi sprazzi di pallacanestro, perché Roseto la vince con un 16-0 negli ultimi 6 minuti e mezzo di partita. Sì, poi ne parleremo anche delle motivazioni, questo 16-0. Era meno 8 e praticamente non ha più concesso un canestro a Padova, che invece fino a quel momento stava facendo molto male al tiro da 3, soprattutto nel terzo quarto con Barbon. E quindi se Roseto anche difensivamente comincia a salire di livello, anche contro, anche nelle partite in cui non gioca oggettivamente bene in attacco, mi sento di poter dire che oggi ha giocato male, riesce poi a portare a casa la vittoria. Partita importante, e altra vittoria, quindi nonostante si muove la classifica. Quarto posto e difesa, sono queste le due cose che si porta a casa Roseto da questa partita, Enrico? Sì, io sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Edoardo. Aggiungo che il telaio difensivo che ha costruito Coach Trullo quest'oggi
non aveva a sua disposizione ancora una volta Andrea Pastore, che proprio su questi canali abbiamo detto più volte quanto sia efficace, quanto sia anche asfissiante la sua difesa, specialmente sulla palla. Quindi se si riesce a dimostrare questa capacità difensiva senza uno dei tasselli principali di questo impianto, sicuramente c'è da ben sperare per dei playoff, ma sicuramente ne parleremo più tardi più approfonditamente, certo. Dove chiaramente la variabile della difesa pesa molto più che in regular season, quindi molto importante, sì. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha già detto Edoardo, che ha detto Enrico, riguardo l'importanza e il peso specifico di questa gara? Ma io aggiungo che Roseto era la sesta partita negli ultimi 18 giorni, praticamente ha giocato una volta ogni tre giorni e ne ha vinte 5 di queste 6 partite, quindi questo mi sembra un bel dato per una squadra che comunque, come sappiamo, ha avuto tanti problemi di organico e che adesso sta avendo anche un contributo sempre più importante dei giovani, quindi anche oggi Cocciaretto soprattutto, Pedigone ha avuto anche dei minuti, stanno crescendo tanto e sono loro i nuovi acquisti che tanto si chiedevano a questa squadra. Secondo me i nuovi acquisti li hanno fatti in casa e quindi questo è un dato positivo. Poi vero, partita non bellissima, tutto quello che volete, però io di partite ne ho viste tante e di partite in cui negli ultimi 6 minuti e mezzo una squadra non segna ne ho viste poche, quindi anche questa secondo me è una cosa da rimarcare, perché ok la rimonta, ma questa rimonta così in maniera, cioè sbarrare il canestro in maniera così imperiosa a Padova è veramente qualcosa di importante. Roseto in questa seconda fase è stata forse un po' meno scintillante in attacco, ma è cresciuta tantissimo di tono in difesa, e pensando a quelli che saranno i playoff, dove i ritmi delle partite sono spesso questi, dove sono spesso le difese che poi vincono le partite, mi sembra anche questo un bel segnale. Hai detto giustamente che di partite in cui la squadra avversaria segna pochissimo nel quarto-quarto ne viste poche. Ieri ne abbiamo vista una simile, dove però la squadra avversaria non ha segnato praticamente mai nel secondo quarto. Stiamo parlando delle Panthers contro San Raffaele. Stefano, ci dai un giudizio di questa vittoria e quanto è stata importante anche la vittoria delle Panthers ieri sera? Sì, più vero che il San Raffaele non ha segnato quasi mai nel secondo quarto, ha fatto 6 punti, ma mi piace rimarcare che noi ne abbiamo segnati 30, quindi c'è stata una sfuriata offensiva clamorosa. Dopo quella già con la Stella Azzurra sono state 2 prove di forza, entrambe arrivate in modo diverso, ma la costante è stata che a un certo momento della partita le nostre ragazze hanno avuto 3-4 minuti in cui veramente hanno rullato, proprio per usare un termine poco tecnico ma molto d'impatto sulle rispettive avversarie. Sono 2 vittorie importanti per tanti motivi, è inutile ribadire che sono tutte finali, perché tu devi arrivare per forza primo e quindi ogni partita è importante, ma è importante anche averle vinte con questo scarto, perché poi tu in trasferta vai sempre a giocare partite insidiose e comunque difendere un più 20, un più 25, un più 15 cambia anche nelle partite esterne, e sono stati 2 scarti importanti quelli che abbiamo totalizzato in queste prime 2 partite. Adesso ci attendono 2 trasferte molto insidiose contro le ultime 2 squadre che ci hanno battuto: Terni quest'anno nella prima fase, anche se era una partita di fatto che non contava nulla; Aprilia lo scorso anno nella partita che poi praticamente ci è costata il ripescaggio in A2, perché fondamentalmente noi non siamo state ripescate quest'estate per la differenza canestri dovuta proprio alla sconfitta di Aprilia. Ovviamente ora siamo una squadra diversa, siamo una squadra più forte, dobbiamo provare a vincere tutte le partite, però era importante superare questo doppio snodo casalingo che era molto insidioso, l'abbiamo fatto secondo me benissimo. Ora c'è un altro snodo con queste 2 trasferte e speriamo di essere altrettanto brave. Enrico, sempre sulla partita delle Panthers, anche tu ieri hai visto, c'è una giocatrice che ti ha colpito di più rispetto alle altre o comunque ieri ha vinto il gruppo nuovamente delle Panthers? Guarda Corrado, io stamattina, se non sbaglio, ascoltavo un'intervista che ha fatto Stefano proprio nel finale di partita a Marcella Filippi, e gli ha posto proprio la stessa identica domanda e io riprendo in toto la sua risposta. È vero che le partite si vincono con i singoli che fanno canestro o che ti permettono di prenderne uno in meno dell'avversario, ma il gruppo è sempre alla base dei successi di una squadra come le Panthers, che in questa stagione sinora ha perso soltanto una partita. Dovendo però rispondere alla tua domanda, avendo visto la partita di ieri, ti direi la Garcia León, sicuramente la giocatrice argentina sotto le planche, perché ieri specialmente, come diceva lo stesso Stefano, quando l'azione in contropiede è veramente difficilmente contenibile da parte dell'avversario. E poi faccio una menzione d'onore anche per Alissa Rospo, che l'ho vista entrare in campo con
una bella faccia tosta, una bella grinta, si è subito redenta, tra virgolette, dopo una palla persa e un tiro sbagliato. E insomma, avere queste giocatrici che ti entrano dalla panchina dopo altre occasioni in cui magari non c'erano, è come al solito un altro di quelli che sono i vantaggi che avrà questo gruppo a lungo andare. Quindi sì, questi sono i miei nomi. Coach Rossi invece ci ha parlato della partita della pallacanestro Roseto, di cui adesso approfondiremo momento chiave, giocatori caratteristici del match, però prima ci sentiamo la lavagna tattica che Coach Rossi ha realizzato per quinto quarto. Buonasera a tutti. Oggi come non mai è veritiera la frase, l'importante erano i due punti. Oggi onestamente brutta partita, diciamo che ha seguito un po' le orme della partita scorsa. Roseto è rimasta in partita grazie agli errori di Padova. Roseto questa partita ha giocato 5 minuti e gli sono bastati per portarla a casa. Secondo e terzo, fine secondo, tutto il terzo, inizio del quarto, Padova ha messo il doppio dell'energia di Roseto, doppio dei rimbalzi, purtroppo per loro mai concretizzando con dei canestri, tanti errori da sotto e quindi Roseto lì è stata fortunata e brava a rimanere in partita per poi gli ultimi 5 minuti giocare da Roseto. A livello tattico forse da sottolineare gli ultimi 5 minuti, la mossa di giocare con praticamente tre lunghi, con Serafini da tre, questo ha sicuramente permesso una maggiore fisicità, una maggiore lotta al rimbalzo e sia in attacco che in difesa. Questo forse, se dobbiamo sottolineare qualcosa, è stato un po' il motivo potrebbe essere il motivo della rimonta di Roseto. Ripartiamo proprio dalle parole che Coach Rossi ci ha lasciato in questa lavagna. Secondo voi qual è stato il motivo della rimonta? Il coach parlava di maggiore fisicità ad un certo punto di Roseto. Stefano? Sì, sicuramente la maggior fisicità ha pesato, secondo me ha pesato anche il momento delle due squadre, perché da una parte c'è una squadra che, come dicevamo, il ritmo in fiducia è cresciuta tantissimo in difesa e che quindi ha già avuto nelle scorse partite la capacità di stringersi forte e di sbarrare veramente la via del proprio canestro. Cioè, i numeri di Roseto sono di una squadra che concede, ora non ricordo la media esatta, l'avevo calcolata stamattina, ora ovviamente andrebbe aggiornata, ma siamo sui 65-66 punti subiti di media in questa seconda fase, che sono veramente pochi. E dall'altra parte c'è una Padova che non vince da tantissimo, quindi era priva di Ferrari, che è un giocatore importante, come lo è Pastore per Roseto, quindi diciamo che vanno rimarcate entrambe le assenze. E però è una squadra che non ha fiducia in questo momento, e quindi appena Roseto è riuscita, oltre che a stringersi in difesa, anche a trovare un paio di canestri in attacco, secondo me anche a livello mentale è proprio emersa la differenza di quello che è il momento delle due squadre, perché poi di partite di Roseto migliori di questa ce ne ricordiamo tante, però Roseto l'ha vinta proprio perché secondo me adesso è una squadra che mentalmente ha fiducia e sa che comunque, partendo dalla propria difesa, poi in attacco ha giocatori talmente forti che soprattutto contro una squadra come quella di oggi, che ha smesso di fare canestro, poi basta poco, tra virgolette, per rimetterla in piedi. E poi onestamente ripeto che subisse 0 punti negli ultimi 6 minuti, poi va oltre ogni previsione. Momento dell'Antenore Padova negativo, Edo, torno a te, visto anche con tanti errori da parte della squadra padovana, no? Sì, io credo che manchi proprio la vittoria, manchi quella consapevolezza che ti dà a trovare il successo alla Virtus Padova. Oggi non hanno giocato male, ci stavano riuscendo per 34 minuti, sono stati per lunghi tratti così sempre avanti, però ecco, poi si sono spenti completamente. Sicuramente Roseto ha trovato un paio di canestri con Diemidio, un canestro, magari due tiri liberi che non stanno neanche entrando, che sono stati appunto all'iniezione di fiducia che serviva a,
Rosetti per rimontare. Io direi che la partita si è girata quando Morgillo ha È uscito, sì. commesso il quinto fallo, quando Sebastiani si è preso lo sfondamento di Morgillo. Anticipo quella che è la chiave per me della. Sì, il momento clou, diciamo, sta lì, con quel quinto fallo di Morgillo. Fallo preso di esperienza, che per un attimo ho pensato che gli arbitri non avrebbero fischiato e me ne stavo meravigliando. Enrico, invece c'è qualche giocatore che ti ha colpito? Adesso ti ho fatto dire delle Panthers, te lo faccio dire anche della Maschile. C'è Sì. qualcuno che ti ha colpito di Roseto oggi? Sì, questa sera vado con Alexa Nikolic perché, ecco, al di là dei numeri che sono veramente importanti, rispetto alla partita che avevamo visto giovedì con Vicenza, dal mio punto di vista qui è stato molto più continuo. Ha tenuto a galla, o quantomeno ha provato a tenere a galla la propria squadra nel momento di massima crisi. A differenza appunto della partita contro Vicenza, in cui si accese decisivamente anche lì nell'ultimo quarto, qui il suo rendimento è stato spalmato su tutti e quattro i periodi ed è stato importante sia nella rimonta finale, ma anche per mettere quei mattoncini che hanno permesso di mantenere quel distacco che non è mai sfuggito del tutto di mano a Roseto, perché c'è stato un periodo di rotta prolungata, però la squadra non ha mai messo i remi in barca. Quindi merito a Nikolić e anche a tutti gli altri ragazzi per aver portato a casa questa vittoria. Edo, invece tu hai segnato Bocconcelli, quindi ti faccio dire qualcosa su di lui. Sì, mi ha sorpreso, almeno finché Padova, insomma, è rimasta con la testa nella partita, è stato sicuramente uno dei più pericolosi, almeno a livello offensivo, quindi sono rimasto colpito. Poi nel finale è calata tutta Padova, è calato anche lui, però sì, insieme a... Insomma, De Nicolao, che è un giocatore che magari si conosce di più a questi livelli, a Barbon, le sue triple all'inizio del terzo quarto, sì, tra quei giocatori che mi hanno colpito di Padova ci metto sicuramente anche Bocconcelli. Che può essere importante in vista playoff per Pantera. Abbiamo Sì. parlato di Roseto, andiamo a parlare anche di tutte le altre gare perché oggi sono dei risultati quantomeno sorprendenti. Allora chiedo a Gianluca di farci vedere un attimo i risultati perché vi aggiorno su Fabiano Sanvendemiano che non è in grafica, però Fabiano ha vinto 92 a 78 e quindi dopo nella classifica avete già visto come Fabiano si è portato al secondo posto. Per farlo noi abbiamo il nostro solito top e flop, quindi mandiamo la sigla e poi con Edoardo Ferrio parliamo. Che l'ho detto stampa di Vicenza che sta arrivando, parliamo dei top e dei flop di giornata. Buonasera Ciao Edoardo. ragazzi, ciao, mi sentite? Sì, ti Sì, sentiamo. Abbiamo un po' ciao, ciao, disturbato il piacere. video, ma però ti sentiamo bene. Non so quale sia la ragione di questo, purtroppo. Stava Va andando bene. benissimo fino a un attimo fa e adesso non c'è. Va così, allora, non ci eravamo preparati perché, cioè, noi ti abbiamo chiamato prima di vedere la partita tra Giulianova e Vicenza, però tra i top, infatti vediamo un attimo i top scelti dai nostri, abbiamo messo Giulianova-Vicenza, quindi chiedo ad Enrico di parlarci di questa partita, il perché l'ha inserito tra i top, e poi chiedo a te un giudizio proprio su questa partita. Sì, allora, ho fatto una scelta un po' inconsueta per quella che è la nostra rubrica top e flop. Di solito scegliamo tra giocatori, allenatori, squadre. Quest'oggi ho deciso di scegliere una partita perché, guardando Roseto, ma anche quest'altra e come tutte le altre per il nostro programma, sono veramente. Mi sono divertito tantissimo. Partita fantastica tra due squadre che se la sono giocata fino all'ultima. Giulianova era chiaramente in condizioni diverse rispetto a Vicenza, non solo per la classifica, ma per diversi motivi. Per esempio, ha dovuto giocare il tempo supplementare con un quintetto veramente piccolo rispetto a quello di Vicenza, ma è stata una partita fantastica. Indecisa fino all'ultima curva, è quindi il mio top è proprio una partita talmente emozionante. Sono di quelle che secondo me fanno innamorare del basket.
e vedere coach Zanchi applaudire i suoi ragazzi ad un passo dalla meta, nonostante il possesso fosse poi di Vicenza, e Bastone, che tra l'altro è un ex come tanti altri di Vicenza, poi dopo l'ha decisa, ma è stato comunque un applauso unanime di coloro che erano ad Alba Adriatica a guardare questa partita, perché è stata fantastica, e penso che Edoardo ci potrà dire molto altro su questa partita come sulla realtà di Vicenza. D'altronde, uno spot per il basket, confermi. Beh, Edoardo, condivido, è stata una partita strana, perché a parte che vista da casa ovviamente ha tutto un sapore diverso che vederla dal vivo. Però in realtà sì, una partita molto bella, molto combattuta, in cui soprattutto si è visto, secondo me, che Giulianova aveva bisogno disperato di ottenere i due punti, cioè disperato insomma, aveva bisogno di ottenere questi due punti, perché ovviamente erano più pesanti per loro che per noi, e questo secondo me, oltretutto poi Giulianova ha dovuto assestarsi in corsa perché ha perso Tiam giusto l'altro ieri, e quindi fino a metà del secondo quarto in realtà non c'è stata partita praticamente, perché Vicenza è arrivata, mi sembra, a circa dopo 3 minuti del secondo quarto avevamo una cosa tipo 14-30, 16-30, e la partita sembrava abbastanza indirizzata. Poi quando Giulianova si è messa a zona e non potendo contare più sui centimetri che aveva prima in campo, e ha cambiato assetto Vicenza un po' anche l'uscita di Hidalgo, che ha avuto qualche problema di falli oggi, e a metà del secondo quarto è uscito con 3 falli, e in quel momento era lui il trascinatore vicentino. Piano piano Giulianova è uscita alla distanza, e ne è uscita una partita clamorosa, perché poi un po' le percentuali da 3 di Giulianova nel secondo tempo, un po' appunto il fatto che Vicenza abbia lasciato rientrare, un po' comunque anche qualche, sapete, quegli eroi, quelle piccole ingenuità, la tensione di una partita di fine stagione hanno portato poi a questa bellissima partita chiusa solo al supplementare, solo da Bastone a 2 secondi dalla fine, della schiena. Stefano, invece tra i top tu hai inserito Casagrande, se non sbaglio, di Monfalcone però. Sì, Casagrande di Monfalcone, ce ne sono 2 quest'anno di Casagrande, quindi è giusto specificare Giulio Casagrande, esatto. Ma io stamattina parlavo di Jesi Monfalcone come del big match di giornata, di fatto, per l'importanza che questa partita aveva nel campionato e nella classifica di entrambe, veramente a cavallo fra playoff e playout questa sfida, e Monfalcone l'ha vinta con una prestazione molto importante appunto di Casagrande, che è il giocatore più talentuoso e più costante anche a livello offensivo di una squadra molto profonda che ha tanti giocatori nelle rotazioni, ma che poi ha in Casagrande e anche in Medizza i suoi protagonisti principali. 20 punti, 7 rimbalzi, credo siano un bottino molto importante, anche per appunto visto il valore del successo ottenuto da Monfalcone. Ed invece coach Cohen è tra i top di giornata per te. Mestre, che vediamoci un attimo la classifica, eccola qua, vince, però non è ancora sicura di essere salva definitivamente, perché Monfalcone ha vinto lo stesso modo, però insomma Mestre ha dato una bella dimostrazione oggi, Edo. Sì, oggi partita importantissima per il peso specifico, per la caratura dell'avversario, sicuramente non era per niente facile da portare a casa. Io ho scelto coach Cohen perché l'hanno praticamente dominata dal primo all'ultimo minuto, sempre avanti, anche di tanti punti, più di quelli del risultato finale poi, quindi vanno veramente tutti i miei applausi a coach Cohen, che ha completamente revitalizzato la squadra nella seconda fase. Insomma, gli ultimi successi anche contro Fabriano domenica scorsa hanno ridato appunto la possibilità di giocarsi questa salvezza fino alla fine. Edoardo, che magari la conoscerà meglio di noi, Messe, per la vicinanza, per averla sfidata 2 volte, potrà confermarci che non so quanto 2 mesi fa Mestre potesse sperare di essere veramente a un passo dalla salvezza diretta, perché ora se Monfalcone perde il recupero contro Fabriano, in questo momento mi sento di dire che è clamorosa, potrebbe tranquillamente succedere, sarà salva direttamente. Edoardo,
Mestre ha pagato, aveva iniziato molto bene la stagione, la prima fase, perché mi ricordo che quando abbiamo giocato a Vicenza la gara d'andata eravamo prima e seconda, perché noi avevamo appena perso la prima partita e loro arrivavano da un buon filotto. Dopodiché hanno avuto l'infortunio di Marco Lazzaro, che è un po' il perno della squadra, su cui da un punto di vista emotivo anche è il leader effettivamente del Vega, e lì si sono proprio un po' persi per strada e hanno subito, diciamo, il rientro da sotto. E dopo, nel momento in cui esci nel campionato di Serie B, secondo me, nel momento in cui trovi un po' la quadra, come è successo a Mestre adesso, sono riusciti a risalire anche col cambio di guida, che può essere anche una soluzione magari estrema, però evidentemente era quello di cui avevano bisogno, perché oggi si trovano con la possibilità di salvarsi, e quindi insomma sono riusciti a rientrare bene in classifica. Se non sbaglio, dopo la sconfitta a Grosseto hanno vinto sempre, se non sbaglio, perché hanno vinto contro Fabriano, poi hanno vinto oggi e, se non sbaglio, hanno vinto anche la partita dopo. Flop di giornata invece sono, vediamoli un attimo in grafica, eccoli qua, Senigallia, Vedovato e Cividale. Partiamo da Senigallia. Sì, Senigallia l'ho scelta io, sì. Perché insomma ha perso di 16 punti contro Teramo. Non era quello che sicuramente ci aspettavamo, non ci aspettavamo una partita così a senso unico, perché comunque anche per Senigallia valeva tanto, c'era la possibilità che Giulianova perdesse contro Vicenza, quindi in ottica playoff era praticamente uno scontro diretto, e invece appunto ha giocato molto male Senigallia, ha tirato appena con il 28% da 3, che è un dato bassissimo, soprattutto per le capacità che Senigallia ha di fare canestro da 3, soprattutto vedendo anche le statistiche, mi è saltato all'occhio un dato: sono 47 tiri dal campo contro 25 palle perse, quindi questo vuol dire che ogni 3 possessi, cioè ogni 2 tiri tentati, poi Senigallia ha perso una palla, e direi che e questo matematicamente è un dato eloquente su come sia andata la partita, quindi è per questo che ho scelto di metterla per una volta tra i flop, dopo averla elogiata tante volte su questi canali. Cividale invece l'ha scelta Stefano. Sì, Cividale l'ho scelta io, perché la sconfitta di oggi a Civitanova conferma un momento che ora è di flessione vera, insomma, perché sono 3 sconfitte nelle ultime 4, tutte e 3 brutte, onestamente, perché contro Montegranaro e contro Civitanova, più contro Montegranaro che contro la Civitanova di adesso, però c'era un gap tecnico importante. E poi a Fabriano, appunto, abbiamo anche parlato stamattina, come per le proporzioni, soprattutto della sconfitta, onestamente è stata una brutta sconfitta con 54 punti segnati. Oggi c'era bisogno di una reazione, è stata una partita equilibrata, e la Civitanova delle ultime settimane dopo il cambio di allenatore è tutta un'altra squadra, però Cividale alla fine la partita l'ha persa, e quindi questo calo proprio alla vigilia dei playoff è sicuramente un campanello d'allarme. Certo, meglio adesso che nella post season, però la squadra, insomma, che aveva vinto 10 partite di fila, adesso si è rotto qualcosa. Anche perché lì davanti hanno vinto in poche Roseto, poi ha vinto Fabriano, ha vinto Vicenza, basta, perché le altre hanno tutte perso a discapito delle più piccole. Vedovato di San Vendemiano, infatti, è stato un altro sconfitto nella partita contro Fabriano, questo l'ha scelto Enrico. Sì, l'ho scelto io. Prima Stefano parlava delle proporzioni della sconfitta di Cividale durante questa settimana a Fabriano. Diciamo che San Vendemiano, che era una squadra in un momento di forma stratosferico, non è stata da meno. Ci sono stati dei momenti in cui è stata anche sotto di 20. Insomma, io non mi aspettavo certo che andasse lì e vincesse facilmente, questo assolutamente no. Però quantomeno che se la giocasse un po' di più, sì. E ho scelto Vedovato per il semplice fatto che è stato molto assente dalla partita, ha fatto, se non sbaglio,
soltanto 5 punti, ha segnato 2 canestri su 5, cioè solo 5 tentativi dal campo per un giocatore della sua caratura, soltanto 4 rimbalzi, ha avuto anche problemi di falli, questo c'è da dirlo, non sono sufficienti obiettivamente, ma in generale quest'oggi il reparto lunghi di San Vendemmiano ha patito ancora una volta una Fabriano stratosferica, cioè vi dico semplicemente che Cassar ha fatto 19 punti con 11 rimbalzi, Radonic 21 punti con 7 rimbalzi, in questo momento sono letteralmente ingiocabili. Sono letteralmente ingiocabili e considera che adesso hanno ancora altre 3 partite per riprendere ancora più ritmo per arrivare ai playoff, che in questo momento Fabriano sembra poter dominare per come stanno andando le cose, considerando che ha avuto un bel periodo Covid di assenza. Prima di passare all'argomento che ci siamo predisposti oggi per il Focus, volevo fare una domanda a Edoardo, perché ha visto sia Roseto che Giulianova adesso ravvicinate, e adesso avrà Fabriano martedì, no? Contro Vicenza. Mi dai un giudizio sulle due abruzzesi appena affrontate? Allora, l'impressione, contro Roseto devo dire, faccio una premessa, col fatto che Vicenza quest'anno ha fatto un campionato al di sopra di tutte le aspettative, perché all'inizio anno sapevamo che saremmo stati una buona squadra, non pensavamo sinceramente di lottare per le prime posizioni, però quindi un po' contro di noi c'è anche un po' il desiderio di fare risultato, perché col fatto che siamo primi o comunque sempre tra i primi, a inizio anno le squadre danno sempre molto contro di noi e sono bravi ragazzi a tenere il passo. Io devo dire che la Roseto che ho visto giovedì è stata una squadra che mi ha veramente impressionato, perché ha delle individualità a livello tecnico capaci proprio di svoltare la partita, che sono proprio in grado di portarti l'inerzia anche quando c'è un momento in cui Vicenza è avanti di 12, mi pare, nel terzo quarto, c'era un momento in cui la partita sembrava prendere la nostra strada, e poi invece nel momento in cui si sono accesi Eugeo piuttosto che Nicolic, è cambiata tutta la partita. Per la cui stessa difesa di Amoroso. Esatto, sì, anche Amoroso, certo. E per cui secondo me è una squadra che ha sicuramente le carte in regola per fare bene anche nei playoff. E oltretutto paga un po' la sfortuna secondo me di aver subito tantissimi invii, ma Roseto fino a poco tempo fa non aveva nemmeno giocato una partita nella seconda fase, cioè è stata l'ultima a esordire, però secondo me non è, soprattutto per giocatori così tecnicamente preparati, così adatti ai campionati di Serie B, giocare in maniera così avvicinata può non essere necessariamente uno svantaggio, perché invece magari aiuta a trovare ritmo partita e a trovare quelle soluzioni diverse di cui hai bisogno poi ai playoff, perché poi effettivamente la partita di giovedì è stata una partita da playoff. Non mi stupirebbe se magari Vicenza e Fabriano si ritrovano, Roseto si ritrovano a un secondo turno magari tra un mese, e certo, potrebbe benissimo essere. Per quanto riguarda Giulianova invece, sono stati molto bravi secondo me a trovare proprio una soluzione d'emergenza, come può essere stata la zona di oggi, che ha messo molto in difficoltà i nostri tiratori. Noi nelle ultime settimane non abbiamo tirato benissimo da tre, oggi un po' meglio rispetto al solito, però comunque abbiamo faticato, soprattutto nel secondo e terzo quarto abbiamo faticato e abbiamo lasciato rientrare Giulianova. E secondo me, tra l'altro, sulla carta io viste anche Iesi, vista Monfalcone, secondo me anche per quello che ho visto oggi Giulianova ha qualcosa in più, meriterebbe probabilmente di prendersi l'ottavo posto, dopo dipende dagli altri in realtà, per cui bisogna un po' vedere. Senigallia è una squadra molto strana, molto particolare, e secondo me comunque quello che si è visto oggi ha evidenziato una buona squadra. Molto coesa oltretutto nel trovarsi contro la capolista e giocare a viso aperto e anche a rimontare uno svantaggio di 16 punti dopo che hai perso il centro titolare 2 giorni fa non è una cosa da poco. Diciamoci la verità, per quello che ne sappiamo noi, o almeno dai movimenti che abbiamo visto, Giulianova questi playoff forse non li vuole troppo giocare, ne abbiamo parlato anche a quarto zero. Tiam è stato ceduto, Panzini e Cacace sembrano
sulla via di essere ceduti. Kakashi dovrebbe andare a rinforzare Messe, no, Panzini dovrebbe andare a Messe, Kakashi a Rimini. Noi abbiamo sentito, mi sembra Kakashi a Mestre e Panzini a Rimini, al contrario, erano delle voci, però certo, però comunque fa capire tanto che, cioè, se le voci saranno confermate, forse Giulianova questi playoff li vuole andare a giocare. È vero che però, per quello viso sul campo, forse li meriterebbe. Peccato per le prime due o tre gare, dove le ha perse veramente agli ultimi minuti. Teramo invece oggi ha fatto una bellissima partita. È chiaro che i risultati e gli esiti di Teramo non dipendevano solo da lei. Allora, arriviamo all'argomento clou di questa giornata, perché abbiamo preparato diversi grafici per poter andare a capire un po', confrontare due diverse filosofie: il Platoon System da una parte e dall'altra diciamo il leadership team, il go to guy, chiamatelo un po' come volete, cioè una squadra con due tre leader. Perché noi abbiamo praticamente analizzato la distribuzione dei canestri delle prime sei squadre dei gironi, tutte statistiche della seconda fase, e c'è da dire che abbiamo preso in considerazione solo giocatori che avevano giocato almeno tre partite, almeno 10 minuti. Quello che si è visto, allora vi faccio vedere tutte le grafiche che abbiamo preparato. Questa è la grafica di Fabriano, come vedete Fabriano distribuisce i canestri. Ti interrompo solo per dirti, scusami, sì, guarda che sono i tiri tentati, non i canestri, quindi parliamo di numeri. Sì, scusami, tiri tentati, giustamente, ho detto canestri, volevo dire tiri tentati. Quindi vedete Marulli è quello che ne ha presi di più. Di Fabriano e di Roseto in realtà abbiamo preparato anche altre due grafiche, che sono quelle della prima fase, perché chiaramente per loro c'è un discorso leggermente diverso da fare. Andiamo sempre in ordine, abbiamo Vicenza, come vedete Vicenza distribuisce in una determinata maniera i suoi tiri, Hidalgo è quello che ne prende di più. Abbiamo poi Cividale, eccola qua, a fianco vedete che comunque tutte le percentuali di realizzazione, però questo per dare un'idea più chiara. Battistini, vi segnalo solo che è il giocatore più pesante a livello di peso specifico per una squadra, cioè è quello che segna, che segna, o meglio, che tenta più tiri di tutti gli altri in relazione chiaramente alla propria squadra. Poi abbiamo Roseto, che le distribuisce in questo modo. Praticamente uno dei Platoon System più scientifici è quello di San Vendegnano, che ha 7 giocatori oltre il 10%, considerando che Malbase è al 9,5%. Io vi chiedo, in vista di poi dopo queste grafiche le metteremo sui nostri social e le facciamo scorrere adesso mentre parlate voi, in vista dei playoff, è bene avere più una squadra con tanti leader, quindi un bel Platoon System, vedi San Vendemiano, vedi una Vicenza, anche una Roseto della prima fase, si può parlare anche di Platoon System in quel caso, oppure è meglio avere due tre leader, perché quando la palla inizia a scottare, la palla alla fine la vai a dare al giocatore più caratteristico, a quello che si prende più tiri. Partiamo da Stefano in questa analisi, ci sono tanti dati, io ve li faccio scorrere nel frattempo e voi mi dite quelli che volete di più. Stefano. Sì, ovviamente le cose da dire sono tante e ci sono tanti dati interessanti che emergono da questi grafici. Diciamo che in linea generale la Serie B rispetto alla Serie 2 è un campionato molto più orientato al Platoon System rispetto invece al piano di sopra, dove con i giocatori americani spesso queste percentuali sono molto più sbilanciate in favore dei giocatori stranieri. Quindi diciamo che la tendenza in Serie B è quella di avere più leader. Questo girone è la conferma per tante squadre. Il 21% di Battistini di Cividale è sicuramente un dato importante, anche perché parliamo di un lungo che ha comunque capacità di colpire dal perimetro, ma comunque di un giocatore che prende più di un tiro su 5, ed è comunque un aspetto da segnalare, anche perché il secondo è Chiera, ma Fattori, che è quasi secondo, diciamo un altro lungo, quindi esatto. Fattori, praticamente due lunghi della squadra prendono più del 35% dei tiri, anche questo secondo me è un dato interessante. Sorprende, per esempio, rimanendo su Cividale, l'8% di Cassese, che è un giocatore dal grande potenziale offensivo, capace di bottini importanti, che forse quest'anno è stato coinvolto un pochino meno, così a guardare proprio veramente sì. C'è anche un 10% di Hassan, che come vediamo dalla grafica non sta tirando bene, perché il 23% è veramente poco, e quindi è sicuramente una delle note stonate finora per Cividale, come dicevamo prima. San Vendemiano
è una squadra che sta veramente avendo un apporto corale, e infatti in questa seconda fase, a parte lo stop di oggi con Fabriano, è stata veramente forse la più in palla in assoluto assieme a Vicenza. Quindi avere un roster così profondo, soprattutto in un campionato come questo, dove comunque giochi veramente tanto, giochi spesso, ti costringe anche ad avere tante soluzioni. Ancona è una squadra che invece, rispetto alle altre che abbiamo analizzato, ha qualche opzione in meno, diciamo, o meglio, ha i titolari che prendono più tiri. Leggio, Cent'anni, Paesano, Taverni e Libegovic comunque racchiudono gran parte del bottino, del potenziale offensivo della squadra di coach Raiola, che ha proprio dei leader offensivi ben definiti, e ricordiamo che è priva di Potì nelle ultime partite, che era un altro di quei giocatori sì. Che anche se Libegovic di fatto è arrivato per rimpiazzarlo, quindi diciamo che è una squadra che ha un po' più gerarchie definite in attacco. Chiudo con Roseto in questa analisi, sì. Visto che Fabriano comunque ha avuto talmente tanti problemi e tante difficoltà che adesso parlare di Fabriano diventa complicato, secondo me, riguardo questa statistica. Le cose interessanti di Roseto sono innanzitutto le faccio vedere entrambe adesso, c'è la distribuzione prima fase, sì. Seconda fase, perché Roseto, vedete, nella seconda fase, per i criteri che abbiamo adottato, Ruggero l'abbiamo tolto, però Ruggero è uno che ti pesa 12,9% nei tiri tentati, cioè quindi è uno che la palla nei momenti importanti, cioè durante la partita, se la va a prendere. Sì, della prima fase colpisce quanto fosse stata veramente scientifica la distribuzione dei tiri, cioè con il roster al completo, guardate, ci sono 2, 4, 6, sono 7 giocatori racchiusi fra il 12% di Demidio e il 16, scusate, 3 di Lucarelli, quindi veramente una squadra quasi scientifica nel distribuire i suoi tiri. In questo forse il 3% di Sebastianelli, visto anche quello che poi ha dimostrato nelle partite successive, era un numero che poteva essere aumentato. Infatti adesso è il 10, complici anche le assenze sicuramente degli altri, però penso che Sebastianelli possa prendere più di 3 tiri su 100 in proporzione. E l'altra cosa che mi piace sottolineare è come Diemidio abbia sì il 7% nella seconda fase, ma sia stato decisivo in più occasioni anche in attacco. Quindi un giocatore che veramente anche tirando poco sa scegliere i momenti in cui essere incisivo e decisivo anche in attacco. Quindi questo per quanto riguarda un po' una panoramica generale. Mi sono un po' dilungato, scusate. Sì, però sì, certo. Ma tu in definitiva, tra le due filosofie, no? Vai ai playoff, preferisci una squadra che distribuisce anche in ottica stanchezza, no? Tu dici, hai tante frecce, te ne perdi una, boom, gli altri cercano di coprirti. Oppure la palla inizia a scottare, è meglio avere due o tre leader, passi la palla a loro e loro te la risolvono. Cioè, in ottica playoff, tu quale filosofia preferisci? La profondità in ottica playoff, secondo me, è fondamentale. Quindi non si può prescindere dall'avere un roster profondo e ben attrezzato. Avere una prima punta è importante, ma non può essercene una sola. Bisogna avere tante opzioni in una partita. Quindi io credo che alla fine il Platoon System, a condizione che ci siano delle gerarchie, quindi comunque tante frecce al proprio arco, ma comunque giocatori che sanno qual è il loro ruolo, il loro compito, e sanno accettare poi quello che gli viene chiesto. Però penso che in una serie playoff avere tante opzioni sia importante. Una San Vendemiano potrebbe essere favorita sotto questo punto di vista. È una di quelle squadre che ha tante frecce al proprio arco, sicuramente. Fabriano, scusami, è un'altra squadra costruita, secondo me, proprio con questa mentalità. Non ne avevo parlato prima, ma Fabriano non ha un giocatore che tu dici spicca anche a livello proprio come peso specifico offensivo rispetto agli altri, ma ne ha tantissimi che possono essere protagonisti, e l'abbiamo sempre considerata come la squadra favorita. Secondo me è una squadra costruita proprio con questo concetto. Enrico, voglio sentire te su questa disamina. Sì, allora è una questione molto larga, chiaramente. Noi nel nostro studio in cui compariamo tutte queste squadre, chiaramente ci siamo andati a concentrare sulle responsabilità, su come si suddividono le responsabilità offensive all'interno di una squadra. Chiaro è che nei playoff, come diceva Stefano, la condizione sine qua non è quella di avere, io credo, almeno 9 giocatori che possano stare in campo, cui si possano assegnare dei tiri, delle responsabilità offensive. Io penso che esattamente come ha detto Stefano, che non si possa scappare da questa precondizione, però bisogna anche osservare molto attentamente qual è l'entità di queste responsabilità, perché un conto è suddividere anche scientificamente veramente il dato di Roseto della prima fase, non so se lo riesce a mostrare di nuovo, Corrado, è veramente allucinante, perché c'è veramente
un'equità nella suddivisione dei tiri e quindi figurativamente delle responsabilità di portare a casa la pagnotta, si potrebbe dire con un gergalismo, che è allucinante. Però io credo che nei playoff, è vero che la Serie B non è la 2 e che qui non ci sono americani accentratori e centralizzatori, però secondo me avere una prima punta e anche un secondo violino su cui fare veramente tanto affidamento quando la palla scotta, fermo restando che la difesa, che non prendiamo in considerazione all'interno di questo certo. grafico, ma di cui ne abbiamo già parlato in apertura di trasmissione, è fondamentale, però chiaramente si tratta anche di mettere la palla nel canestro, no? È l'obiettivo del gioco. E quindi, per esempio, ecco, secondo me una squadra come Ancona può dare tiri a tanti giocatori, però poi dopo, quando la palla scotta, si va in poste non solo da Leggio, o si passa dalle mani di Simone Centanni. Sì. Quindi Ancona, secondo me, oltre a San Vendemiano, che è la squadra veramente che sembra quasi avere una tale quantità di effettivi, tale da considerarli quasi intercambiabili, perché se noi consideriamo l'apporto che danno questi giocatori, abbiamo Malbasa e Siberna che danno quasi lo stesso apporto di alcuni titolari come Gatto, che è un giocatore importante, Durante, che a Roseto ha fatto tanto male, Patrizio Verri. Si vedono le due prime punte che sono Vedovato e Tassinari, però diciamo io che credo gli altri non è che stanno così distanti, cioè gli altri non si tirano indietro, gli altri sono giocatori pronti a cui la palla nei playoff si può dare tranquillamente. La distribuzione è molto più equa, però tu dici: io preferisco una squadra con Battistini, per dirti, che si prende 21% di tiri, piuttosto che, cioè, perché dici in un potenziale playoff ti è più importante avere quel giocatore lì, no? Sì, io credo che comunque gli elementi di questa disamina, che alla fine si ruota attorno ad un tema: come si fa ad avere successo ai playoff, come si fa a fare quella che in America verrebbe chiamata la classica playoff run, cioè arrivare fino in fondo. Esatto. È chiaro che non può essere tutto quanto ridotto a Platoon System o Go to Guy. Noi chiaramente cerchiamo di tenere insieme questi dati per semplicità, però posto che, esattamente come aveva detto prima Stefano, io credo che almeno 9 giocatori ce li devi avere, 8-9, guardando gli anni scorsi è sempre stato così. Poi dopo è importante che l'entità di queste responsabilità, che quando la palla pesa, vada nelle mani del giocatore più talentuoso, che proprio per DNA c'ha il sangue da killer e la mette dentro, o quantomeno dovrebbe. Ok. Edoardo, ti coinvolgo anche a te su questa disamina, ti faccio rivedere anche il grafico di Vicenza, che sicuramente ti tocca più da vicino. Allora, premesso che io in linea di massima preferisco avere un platoon system, nel senso che in ogni caso preferisco arrivare a una situazione in cui un tiro importante se lo possa prendere chiunque nella squadra. E questo okay. secondo me è importante. Questo secondo me, poi al di là del fatto che secondo me sia stata uno dei punti di forza soprattutto di Vicenza, ma anche di San Vendemiano tutto sommato, e questo aiuta soprattutto intanto a come dire, ti rende meno leggibile da parte degli avversari. Se invece tu hai un punto di riferimento, tenderanno a coprire quel punto di riferimento. E dall'altra parte va anche detto che secondo me nei playoff queste stesse tabelle, poi ovviamente potrei essere smentito, ma nei playoff queste tabelle si modificheranno, e comunque quei giocatori che hanno un po' più di leadership prenderanno un po' più di tiri, magari non quelli decisivi sempre, magari non del tutto, ma le squadre andranno a cercarsi le loro sicurezze, come immagino per esempio San Vendemiano andrà su Tassinari per esempio e su Vedovato per DN2, Vicenza allo stesso modo sceglierà più facilmente Hidalgo e Correal, secondo me. E quindi magari quel 17-16 diventano 20-19, togliendo certo. le a qualcun altro. Esatto, togliendo quei 2-3 tiri a testa agli altri, perché poi un po' è questo quello che succede. Certo. Dopo ci sono squadre come Cividale, per esempio, che sì, te lo faccio vedere subito, eccola. Che sono un po', cioè Cividale ha diciamo esaspera questa cosa con Battistini e Fattori, che prendono una quantità di tiri folle. Il fatto è che appunto
parliamo di giocatori che, come Ota, come Hassan, che nel momento in cui si accendono, anche se avessero preso 3 tiri in tutta la partita, poi dopo può essere che quello decisivo passi per le loro mani comunque. Ok, quindi tu, diciamo, sei più per il Platoon System, però dici attenzione, il rischio è che andando ai playoff le statistiche si vadano a modificare. Questo è anche vero, e coinvolgo Edoardo, perché se tu vai a vedere Roseto, vai a vedere Fabriano, quando la fisicità inizia a aumentare, le partite iniziano a diventare più importanti, effettivamente i grafici sono cambiati. È vero che c'è il Covid, è vero che ci sono tante altre caratteristiche, però le percentuali sono andate leggermente a modificarsi. Edo, dove ti schieri tra le due compagi, Platoon o Go2Guy? Ma io sono un po' a metà, nel senso che anch'io sono per il Platoon System, nell'avere tanti giocatori che si possono prendere responsabilità, però come diceva Stefano ci vogliono dei punti di riferimento e soprattutto poi bisogna vedere anche quali tiri si prendono, in quali momenti della partita, perché Battistini può anche prendere un tiro su 5 di Civitale, ma se poi negli ultimi 5 minuti della partita non ne prende neanche uno, allora il suo prendersi tanti tiri poi potrebbe anche non risultare decisivo per le sorti della squadra. Sicuramente, sì, come diceva anche Edoardo, in Serie B si predice il Platoon System, cioè piuttosto che giocatori specialisti come in A2 vediamo tanti giocatori che possono ricoprire tanti ruoli, e questo sicuramente, diciamo, aiuta. È un dato che va considerato, perché quelli sono anche giocatori che cambiano. Abbiamo visto Impastore, che da tiratore designato è diventato praticamente un regista che cerca di fare, diciamo, anche altro. Sì, più o meno i suoi tiri sono uguali, però è chiaro che è infortunato. Quindi tu dici praticamente meglio il Platoon, però poi ci servono giocatori che la palla la mettono dentro. Quindi più o meno c'è giocatori che nella fase playoff che ti risolvono, sì, la partita. Sì, quindi più o meno ci servono dei punti di riferimento. Non esageratamente, perché si gioca sempre in 5. È inutile avere 7 giocatori top che vogliono prendersi l'ultimo tiro, perché poi sei più schierato quindi verso una divisione di ruoli, diciamo, per quanto è importante poi avere una Platoon. Vabbè, vedremo poi effettivamente chi era meglio. C'è l'esempio di San Vendemiano, che pare, mi sa, il confronto è sfido pari, più o meno siamo due pari. Però ecco, quindi i playoff vedremo chi avrà ragione. Effettivamente queste statistiche andranno a modificarsi, magari potremo pure andare ad analizzare come si modificheranno i playoff. Le pubblicheremo, così avremo tutti un quadro più chiaro. Vediamoci i prossimi appuntamenti, perché siamo agli sgoccioli di questa puntata. Allora, recuperi, eccola qua. Quindi Fabriano contro Vicenza, Fabriano contro Senigallia, Monfalcone contro Fabriano, sono le partite da recuperare. Poi c'è Senigallia Roseto e Antenai Padova-Iesi domenica, dove noi andremo in onda. Io ringrazio Edoardo Ferio per essere stato con noi, grazie mille. Grazie a voi ragazzi, grazie all'ospitalità. Grazie mille a Stefano Blois, ciao Stefano. Ciao ragazzi. Grazie mille a Edo. Ciao a tutti, a domenica prossima, dove insomma faremo quadrare i conti di questa regular season. chiaramente. Enrico Romanelli, non prima di domenica. Enrico, ciao e grazie mille. Ciao a tutti, ringrazio chi ci ha ascoltato e vi ricordo l'appuntamento, come diceva Edoardo, a domenica prossima, in cui tireremo le somme. Poi non anticipiamo quello che faremo, però sì, tireremo le somme anche a livello matematico. Sigla. Ende Casilla Bisciolti di Abdul Rauf. Questo di secondi per andare a tiro, va fino in fondo e trova il canestro Adam Smith. Incredibile. Io ringrazio Dio che ci sono questa sera. A 45 anni mi sono rassegnato. Io sto piangendo e non ce la faccio più a parlare. Pop e guardate Brown, incredibile, sbaglia, si alza Wood, vuole sedia.